Ciao a tutte, oggi faremo insieme questo paio di orecchini. Per fare questo orecchino, ci serve filo argentato dal diametro di 2 mm, un anellino aperto argentato come questo, una monachella argentata. Una pietra a vostro gusto, io ho scelto questa qui, è una pietra rossa di legno. Poi le varie pinze, pinza punta piatta, tronchesina, pinza punta tonda, pinza con le punte rivestite in plastica per non graffiare i fili, il martello con punta piatta e punta tonda. La base d'acciaio per martellare e ci serve anche il filo argentato dal diametro di 1 mm. Allora iniziamo. Prima di tutto dovete tagliare 10 cm del filo di alluminio argentato dal diametro di 2 mm. Dopo averlo tagliato, vi raccomando di stenderlo con la pinza con le punte in plastica, rivestite in plastica. Stendolo il più possibile e vi raccomando anche di limare le estremità. Questa qui è una lima per unghie, potete usare la carta vetrata, qualsiasi cosa. Comunque limate le estremità perché altrimenti potrebbero pungere. Dopodiché prendete la pinza con le punte tonde, prendete l'estremità del vostro filo e iniziate a fare la spirale. Girate così. Ecco, cercate di fare il ricciolino interno. Vabbè, fatelo come volete voi. Io cerco di stringerlo un po', però seguite i vostri gusti. Dopodiché io mi aiuto con le mani e cerco di girare il tutto. Ok, una volta fatto la spirale, chiaramente se avete fatto già l'altro orecchino cercate di farlo il più simile possibile, aiutandovi anche con la pinza con le punte tonde per stringere sia la spirale interno, facendo così, stringendo, e sia per piegare l'estremità esterna. Ok, dopo aver fatto quindi anche l'altra spirale, decidete come volete fare i vostri orecchini. Io ho deciso di far andare questa estremità all'interno, cioè verso la guancia, e l'estremità chiusa all'esterno. Quindi quest'altro orecchino andrà in questo modo e la monachella andrà qui su. Allora, quindi nell'andare a battere insomma, il nostro spirale, dovrò tenere conto del verso. Il mio verso è questo. Allora lo metto qui così. E inizio, prendo il martello dall'estremità punta piatta e inizio a martellare così. Faccio prima una passata dappertutto con la punta piatta. Dopo aver martellato il nostro spirale col martello dal verso della punta piatta, adesso lo martelliamo dal verso della punta tonda. Allora, rimettiamo il nostro a spirale sulla base d'acciaio e iniziamo come prima. Lo martelliamo tutto, seguendo chiaramente i nostri gusti. Possiamo martellare giusto un po' di più. Tutto dipende da quello che vogliamo, da come ci piace. Ok, dopo averlo martellato, anche dal verso della punta tonda del martello, adesso ci dobbiamo occupare del cerchietto, del gancetto dove appendere la monachella. Cioè adesso dobbiamo fare questo, dove dobbiamo inserire la monachella. Per fare questo ci vuole il filo argentato di diametro 1 mm. Adesso lo tagliamo. Una volta tagliato il nostro filo
argentato da 1 mm, lo pieghiamo in due così. Così prendiamo il nostro aspirale. Lo mettiamo su così e cominciamo a far fare al filo due giri da un lato tipo così, due giri da un lato e due giri dall'altro lato. Ecco qui. Qui abbiamo fatto due giri da questo lato, adesso dobbiamo fare altri due da quest'altro lato. Facciamo passare il filo attraverso la spirale, cercando di mantenere fermo il più possibile il tutto. Primo giro fatto da questo lato, adesso ne facciamo un altro. Ecco qui. Adesso sistemiamo il tutto con la pinza. Allora, prendiamo la pinza con le punte tonde e tiriamo il filo, entrambe le estremità. Ok. Dopodiché prendiamo la pinza con le punte piatte e cerchiamo di stringere in questo modo. Di stringere i vari cerchietti, così diventa tutto più ordinato. Poi prendiamo la tronchesina, allunghiamo l'estremità dietro e tagliamo. Tronchesina, tagliamo. Adesso prendiamo la pinza con le punte piatte e chiudiamo le estremità, altrimenti pungono. Ok, qui. Come potete vedere, ecco qui fatto il nostro gancio dove appendere la monachella. Allora, una volta preparato il nostro filo da 1 mm, adesso faremo il cerchietto, questo cerchietto qui, per agganciarlo al nostro orecchino. Allora, per fare quel cerchietto basta prendere il filo, prendere la pinza con le punte tonde, andare all'estremità a circa 1 cm, piegare facendo un angolo retto, dopodiché andare all'estremità dal centro della pinza più o meno e iniziate a girare. Finché non riuscite a fare un cerchietto così. Se il filo si è storto qui, prendete un'altra volta la pinza con le punte di plastica e cercate di addrizzarlo. Ok? Il filo deve essere sempre dritto, ve l'ho già detto. Ok, se si allarga il cerchietto, chiudetelo. Ok, prendete la vostra pietra, inseritela. Così, ok? E adesso dobbiamo fare la spirale finale. Ok, questo filo è troppo lungo, quindi lo andiamo a tagliare. Penso che un tanto ci basterà. Prendiamo la nostra pinza con le punte tonde, prendiamo l'estremità, estremità con estremità, e cominciamo a girare. Piano piano, il più possibile stretto. Così. Ok? Continuate a girare. Poi io dopo continuo con le mani, che mi sa che mi sbrego prima. Ok, così. Faccio un po' con le mani, un po' con la pinza. Fate voi un po' come vi trovate. Come vi trovate meglio. Vedete?
continuate finché non arrivate al vostro spirale. Deve essere uguale. Ok? Una volta terminato il nostro spirale, adesso possiamo, se vogliamo, possiamo prendere il martello e battere anche lui con la punta piatta e poi la punta tonda. Così lo mettiamo all'estremità, così all'estremità perché c'è la pietra, e battiamo. Mettiamo un po' della punta piatta e un po' della punta tonda. Dopodiché la sistemiamo un po' meglio, sistemiamo un po' meglio la spirale, ecco qui, e lo andiamo a inserire nel nostro orecchino, facendolo passare da qui. Fatto. Ecco qui i nostri due orecchini. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!